Buonasera a tutte e tutti. Io vi chiedo scusa, ma dopo il saluto dovrò andare via, anche perché, come ben sapete, fra poche settimane ormai siamo chiamati all'appuntamento elettorale per l'elezione del sindaco di Bologna e ho un impegno per quell'appuntamento, però ci tenevo ad essere qui per salutarvi e per ringraziare Daniela per il lavoro che sta facendo nella segreteria come responsabile lavoro. È anche, come dire, un lavoro di qualità che è testimoniato dalla vostra presenza e dal parterre che è veramente molto, molto qualificato. È anche molto bello vedere persone con profili parecchio differenti che però in una sede del PD si ritrovano per discutere di un argomento che, come Daniela brevemente e giustamente ha affermato nella sua introduzione, può rappresentare una vera e propria rivoluzione anche nei nostri territori. Noi siamo impegnati in queste settimane frenetiche come partito, non solo ovviamente sui temi dell'amministrazione locale, dell'appuntamento elettorale che riguarderà innanzitutto la città capoluogo, ma non solo, ma cerchiamo, almeno a Bologna, ma direi che abbiamo un ottimo rapporto anche con la segreteria nazionale, con Filippo, con le altre persone che assieme a noi sviluppano dell'iniziativa politica, e domenica avremo in un pranzo di tesseramento a Calcara uno dei due vice segretari nazionali, Deborah Serracchiani, assieme al presidente della regione Stefano Bonaccini. Cerchiamo di mettere al centro della nostra iniziativa politica le questioni che riguardano la vita delle persone. Non è facile, non è scontato per un partito politico. Sappiamo bene come in tante circostanze abbiamo invece dato dimostrazione di essere più interessati alle nostre logiche interne o al nostro ombelico che non a quello che accade di fronte. Allora io voglio dire davvero grazie a Daniela, perché sviluppare queste iniziative, l'abbiamo fatto anche alla Festa dell'Unità, c'è un percorso che come PD vogliamo consolidare e proseguire poi anche nelle settimane successive, significa anche dimostrare che si può essere come partito la sede naturale dove si discute e dove si avanzano delle proposte e delle riflessioni per migliorare la vita nei nostri territori. Una volta era la funzione naturale dei partiti politici mettere al centro della propria discussione i fenomeni di cambiamento, provare a governarli e far sì che potessero migliorare le società in cui viviamo. Noi, pur sapendo che tutto va chiaramente messo in agenda con le necessità dei nostri tempi, della modernità, non è certamente riproponibile un moto di nostalgia passata, ma crediamo che a Bologna il Partito Democratico possa ancora rappresentare quel luogo in cui profili, storie e persone tra loro differenti si possano comunque ritrovare per discutere di ciò che riguarda il presente e soprattutto il futuro dei nostri territori, ed essere quel luogo in cui si confrontano e nascono delle idee che poi possono essere messe a disposizione della collettività. Per questo sono davvero contento di vedere questa sala piena con tante persone giovani, tanti amministratori anche provenienti dai comuni della nostra provincia che voglio salutare e ringraziare per essere qui. Ringrazio e concludo il circolo Passepartout che è da sempre, come dire, una fucina di iniziative politiche che è sempre molto ospitale, circolo che tra qualche giorno ospiterà la sede del comitato del nostro sindaco Virginio Merola, e quindi un doppio ringraziamento anche per la disponibilità. Questo è il Partito Democratico che vogliamo, un partito che discute, un partito che si confronta. Noi siamo consapevoli di avere alle spalle quasi 5 anni ormai di amministrazione non semplice, in un contesto difficile, ma un'amministrazione assolutamente positiva. Crediamo che Virginio Merola meriti un secondo mandato, anche perché questa città è dal 1993 che non viene amministrata per 2 mandati consecutivi dallo stesso sindaco. Io chiudo dandovi solo un dato. Nei 5 anni di amministrazione Merola noi abbiamo avuto 200 milioni di euro in meno di trasferimenti statali. Riconosco al Premier Matteo Renzi di aver messo in campo la prima legge di stabilità che dà agli enti locali un po' di ossigeno, ma alle spalle avevamo 200 milioni di euro in meno di mancati trasferimenti statali, cioè circa il 40% del bilancio del Comune di Bologna in meno. Questo da tante altre parti avrebbe significato un aumento delle tariffe, una diminuzione dei servizi, un arretramento della qualità della vita.
Noi non solo abbiamo difeso il buon, ottimo livello della vita nella nostra città, ma stiamo spingendo Bologna fuori dalla crisi. Abbiamo ereditato dei disastri dal passato, da ieri sono in circolazione dei mezzi che si chiamano Crealis, che sono ecologici, silenziosi e sicuri, perché questa amministrazione ha salvato i fondi del disastro Civis e ha regalato alla città un mezzo di trasporto moderno, ecologico e sicuro. Perché questa amministrazione non solo ha difeso la qualità della vita di Bologna, ma la sta portando nel futuro. E questi sono i risultati che noi dobbiamo difendere, che dobbiamo consolidare. Sappiamo che possiamo migliorare su tanti altri aspetti, ma se non c'è il PD, se non c'è il centrosinistra e se non c'è Virginio Merola, dall'altra parte noi rischiamo di avere o la demagogia del Movimento 5 Stelle o la destra a trazione leghista che anche nella nostra città si è consegnati nelle mani della Lega Nord, il cui spettacolo abbiamo visto in Piazza Maggiore l'8 novembre. Per questo bisogna sostenere Virginio Merola, per questo bisogna votare centrosinistra, ma per farlo bisogna anche dimostrare di essere all'altezza della fiducia dei cittadini, e iniziative come queste sicuramente ci servono in questo cammino. Vi ringrazio.